A questo webinar, io sono Michela Di Bitonto di Forma SPA. Allora, questo è il 30° webinar dedicato al ciclo innovazione digitale. Oggi parleremo di Comunica Italia, di guide, consigli e kit per le strategie di comunicazione, marketing e storytelling nelle pubbliche amministrazioni. Il webinar, come sempre, durerà 1 ora e 30 e vi presento i relatori di oggi. Oggi abbiamo Erika Sirgiovanni che lavora nell'area comunicazione e relazioni esterne di Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, e Angela Creta che è social media manager dell'Agid. Abbiamo anche una testimonianza dall'Agenzia delle Entrate, in particolare dal responsabile dell'ufficio comunicazione e stampa, Sergio Mazzei. Benissimo, vedo che appunto vi state collegando. Come sempre approfitto di questo spazio appunto per dare modo a tutti di entrare, per ricordarvi che questo ciclo di webinar dedicato all'innovazione digitale è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agid e Forma SPA Italia Login Servizi Digitali, con l'obiettivo appunto di agevolare le pubbliche amministrazioni verso il cambiamento e la trasformazione digitale. Quindi tutti i nostri webinar sono online, tra l'altro, quindi se cliccate su questo link ciclo webinar innovazione digitale troverete la lista di tutti i webinar che abbiamo organizzato da novembre 2017 ad oggi e potete anche visionare la registrazione e i materiali dei nostri relatori. Entrando nel vivo del tema di oggi, anche oggi parleremo di servizi digitali, non della progettazione come abbiamo fatto nel precedente webinar e anche in altri webinar di questo ciclo, ma quindi non parleremo del progetto Design Italia, ma parleremo della promozione dei servizi digitali, in particolare del progetto Comunica Italia, un progetto dell'Agid che ci parla di strategia di comunicazione, marketing e storytelling dei servizi digitali. Infatti l'obiettivo non è solo progettare servizi digitali usabili, ma poi anche promuoverli, comunicarli e farli conoscere a una platea il più possibile e ampia di cittadini che li utilizzeranno e quindi sicuramente farglieli conoscere, ma anche utilizzarli. Quindi il progetto Comunica Italia è, diciamo, orientato proprio a un target di comunicatori, addetti stampa e social media manager delle pubbliche amministrazioni, ovviamente con l'obiettivo di sensibilizzare questi professionisti verso la promozione dei servizi digitali, appunto è importantissimo proprio anche per la trasformazione della pubblica amministrazione e anche del rapporto che abbiamo con i cittadini. Quindi poi in parte non entro nei dettagli, ovviamente perché ci sono i nostri relatori di oggi che ci presenteranno questo progetto. Entrando nel vivo del programma di oggi, appunto, cominciamo con Erika Sirgiovanni che ci parlerà del progetto Comunica Italia, la promozione dei servizi pubblici digitali. Proseguiremo con Angela Creta che ci parlerà dalla comunicazione digitale allo storytelling, strategie e strumenti di promozione digitale. E concluderemo alle 13 con Sergio Mazzei che ci parlerà delle buone comunicazioni digitali, dell'esperienza dell'Agenzia delle Entrate. Allora, vi ricordo che potete porre le domande ai relatori in chat, che noi le selezioneremo e le porremo ai relatori, e quindi vi invitiamo a fare le domande e che la registrazione e i materiali dell'evento saranno pubblicati come sempre sulla pagina di Eventi PA. Quindi in questa pagina, in questo link, quindi materiali e registrazione saranno online qui su questa pagina. Allora, io direi, vedo che siamo già a 241, sicuramente si collegherà anche qualcun altro, ma direi che possiamo entrare nel vivo nel webinar di oggi e darei la parola a Erika Sirgiovanni che ci presenterà il progetto Comunica Italia. Buongiorno Erika. Buongiorno Michela e buongiorno a tutti. Non so se Ok. si vede, si può bene, spero di Sì, ti sì. vediamo e ti sento. E quindi a te la parola, possiamo cominciare col webinar. Grazie. Perfetto, allora ancora buongiorno a tutti e grazie al Formez per l'organizzazione e l'introduzione che devo dire era particolarmente approfondita e quindi insomma entriamo subito nel dettaglio anche se Michela ha contestualizzato molto bene il percorso.
all'interno del quale si inserisce questo progetto che è Comunica Italia. Lo conoscete forse perché con Formez qualche mese fa vi avevamo dato delle anticipazioni proprio all'interno di un altro webinar. E quindi sapete perfettamente che si tratta di un progetto che è stato creato dall'Agenzia per l'Italia Digitale per aiutare le pubbliche amministrazioni, le 22.000 pubbliche amministrazioni italiane, quindi amministrazioni centrali e amministrazioni locali, nella definizione di strategie per la promozione dei servizi digitali. Perché? Allora, incominciamo con le slide. Prima di raccontarvi questa slide, una piccola introduzione. Voi forse conoscete se vi occupate di servizi digitali nella vostra pubblica amministrazione o comunque di trasformazione digitale, che esiste un ranking internazionale che viene stilato ogni anno dalla Commissione europea e si chiama DESI. DESI è l'acronimo di Digital Economy and Society Index. Il DESI ogni anno ci racconta come i paesi all'interno dell'Unione Europea stanno implementando le loro strategie per la transizione al digitale, sia nella pubblica amministrazione che per quanto riguarda il resto dei soggetti che fanno parte appunto dei vari paesi, delle società. E ci sono una serie di indicatori che provano a raccontarci questo percorso. Uno di questi indicatori è appunto l'utilizzo dei servizi digitali. Che cosa succede all'Italia? Questo è un po' per raccontarvi il contesto, la cornice all'interno del quale si posiziona questo progetto. La Commissione europea ci dice che l'Italia ha una produzione di servizi digitali particolarmente elevata, al di sopra della media europea, però ha un problema, cioè i cittadini, le imprese spesso non li utilizzano. Questo perché non certo soltanto per problemi di comunicazione, non ci nascondiamo dietro un dito, lo sappiamo perfettamente, ci sono dei problemi strutturali, dei problemi operativi, problemi di usabilità, problemi di interoperabilità, insomma, problemi che afferiscono ad una sfera che non è esattamente quella della comunicazione, ma c'è anche un problema di comunicazione, perché anche i servizi di nuova generazione, quelli che insomma, sono stati creati negli ultimi anni e quindi rispondono ad una serie di regole molto spesso non vengono utilizzati. Non vengono utilizzati perché ci sono delle reticenze culturali. Il nostro è uno dei paesi con l'età media più alta di tutta l'Unione Europea. Ci sono quindi dei problemi, diciamo, di contesto molto ampi, ma anche perché non vengono promossi dalle pubbliche amministrazioni. Allora, che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso come ufficio area comunicazione di Agid di impegnarci su un progetto che, diciamo, non è sempre stato nel core business di questa agenzia, che immagino conosciate, si occupa soprattutto di progetti strutturali. Abbiamo pensato di dare una mano anche a chi all'interno delle pubbliche amministrazioni si occupa di comunicazione e di promozione dei servizi digitali. Allora, passiamo a questa slide. Questa è una slide che sembra piombare dal cielo in maniera decontestualizzata, ma in realtà vi racconta la giornata e i minuti delle giornate di tutti. Questa è una slide in cui vedete quali sono gli stimoli che ciascuno di noi, ciascuno di voi riceve in un minuto da quelli che sono ormai gli attori che lavorano sul web. La maggior parte di questi immagino li conoscete tutti: Facebook, YouTube, Instagram, Google Play, Amazon, eccetera, eccetera. Immagino che vengano utilizzati costantemente da ciascuno di voi e che ciascuno di voi si sia trovato nella sua giornata a ricevere da parte di uno di questi big player, diciamo, uno stimolo di contatto, di accesso, di vendita, eccetera, eccetera. E allora, qual è il punto? Il punto è che naturalmente in questa sfera, anche se cercate di strabuzzare gli occhi e vi concentrate moltissimo, non troverete la pubblica amministrazione. Ora, non vogliamo naturalmente dire che la pubblica amministrazione deve competere ad armi pari con quelli che sono i giganti del web, anche perché la maggior parte di questi soggetti
sono nati, sono stati costruiti e si sono sviluppati proprio all'interno, insomma, del mondo del digitale. Però sicuramente che la pubblica amministrazione debba incominciare a raccontarsi all'interno di un contesto in cui questi sono i soggetti che dettano le regole, quello assolutamente sì. Anche perché se ci pensate bene e guardate questi, insomma, questi soggetti, vi rendete conto che tendenzialmente che cosa offrono? Offrono servizi e offrono relazioni. La pubblica amministrazione che cosa fa? Qual è la mission della pubblica amministrazione dall'anno zero ad oggi? È quella di offrire servizi. E anche può farlo anche creando e intessendo relazioni. Quindi diciamo che gli elementi che permetterebbero alla pubblica amministrazione di fare un salto in avanti anche nella relazione con il cittadino, da questo punto di vista, sono abbastanza maturi oramai. Quindi, scusatemi, vado avanti. Che cosa pensiamo? Pensiamo che i servizi digitali che ci sono debbano essere promossi e raccontati, debbano essere promossi e raccontati anche provando a fare un passo più avanti di quello che tanti bravissimi comunicatori che lavorano nella pubblica amministrazione possono pensare. Io nelle prossime 2 o 3 slide ho provato a raccogliere alcuni esempi che rispondono a delle diciamo dei percorsi di comunicazione e di promozione che i soggetti privati hanno già sperimentato e che utilizzano oramai da tempo, che spero non spaventino nessuno, nessuno che si occupa di comunicazione all'interno della PA, non vogliono creare un benchmark, vogliono solamente farvi vedere, raccontarvi che cosa oggi si può fare attraverso strumenti e metodologie di cui poi nel dettaglio vi parlerà Angela e che noi abbiamo cercato di raccogliere all'interno del nostro progetto, all'interno di Comunica Italia. Quello che vedete è un esempio di Spotify. Conoscete tutti Spotify, l'app di streaming, ormai streaming musicale naturalmente, ormai credo più famosa e più utilizzata in tutto il mondo. Questo è un esempio della campagna di promozione che Spotify fa alla fine di ogni anno. E quindi vedete un esempio di un outdoor in America, questo, e dice evitare gli inviti a cena alle persone che hanno aggiunto queste canzoni alla loro playlist per cucinare Slippery, All of Me e DNA. Perché? Perché Spotify ogni anno utilizza i dati che ha raccolto naturalmente portando avanti il proprio lavoro e cerca di trasformarli anche in elementi utili per definire, costruire delle campagne di comunicazione che siano attraenti. Vi faccio un altro esempio. Scusate. Questo invece è Deliveroo, immagino che conosciate anche Deliveroo, è una delle varie dei vari soggetti che si occupano di delivery di food da qualche tempo, ormai anche in Italia. Il cane mi ha mangiato le scarpe. Qui in questo caso Deliveroo chiedeva ai propri utenti di trovare quali sono le scuse che molto spesso utilizziamo quando non vogliamo fare qualcosa, non abbiamo voglia in questo caso di cucinare e quindi loro naturalmente tirando l'acqua al proprio mulino, stando all'interno del proprio contesto, raccontano quelle che sono le scuse che possiamo utilizzare per poi dire va bene, allora a questo punto posso permettermi di ordinare, di non cucinare e ordinare da mangiare. Un'altra, l'ultima. Invece è Istat, quindi torniamo in un terreno un po' più vicino al nostro, che ha raccontato con un video che è stato creato insieme ai The Jackal, che forse qualcuno di voi conosce, che è questo gruppo di videomaker che qualche anno fa hanno incominciato a spopolare in rete, che stanno lavorando tantissimo con una serie di brand privati e vedo adesso
anche qualcuno di pubblico che con Istat hanno raccontato a che cosa serve, diciamo, la rilevazione che ogni anno chiedono ai cittadini di compilare per appunto tirare fuori quella che è il censimento nazionale. Adesso non ricordo se viene fatto ogni anno o con una finestra temporale più avanzata. Quindi abbiamo visto degli esempi di privati che hanno sperimentato e hanno definito delle campagne di comunicazione e di promozione dei propri servizi, alcuni più nuovi, altri meno nuovi, utilizzando delle tecniche particolari, e abbiamo visto che anche Istat in questo caso ha incominciato a raccontare, in questo caso non, diciamo, possiamo vederlo anche come servizio che offre naturalmente. Comunque una propria attività core attraverso una modalità molto differente. Quindi questo per dire che si può fare anche con dei costi, scusatemi, non particolarmente elevati. L'importante è conoscere quali sono i nuovi strumenti, ma naturalmente anche le nuove metodologie che vengono utilizzate e che sono riconosciute ormai a livello globale, soprattutto da quelli che sono appunto i big player che oggi, essendo nati e creati e cresciuti in un'epoca full digital, hanno incominciato a cambiare il mercato anche della comunicazione e del marketing. Quindi, questa era una battuta, quando abbiamo presentato, abbiamo fatto una piccola anteprima per gli addetti ai lavori di comunica.italia.it qualche settimana fa, e abbiamo fatto stampare queste cartoline in cui raccontavamo appunto il lavoro che stavamo proponendo, che stavamo presentando, e abbiamo voluto giocare un po' anche noi per insomma essere i primi che un tentativo lo facevano, con queste frasi: "Communication is for girl, public communication is for women", e la stessa cosa per quanto riguarda lo storytelling e il marketing, che sono le tre aree che poi troverete all'interno del nostro sito. Perché? Perché sappiamo perfettamente, siamo assolutamente consapevoli del fatto, lavorandoci peraltro, che molto spesso un'attività anche di comunicazione, di marketing e di storytelling che viene affrontata all'interno di un soggetto privato è più semplice da portare avanti piuttosto che quando questo accade in un soggetto pubblico. Perché? Per le materie, appunto per il fatto che molto spesso, se parliamo di quei big player sono nati secondo queste regole, le regole del mercato digitale, e perché ci sono molti meno vincoli, perché molto spesso all'interno della pubblica amministrazione la comunicazione e il marketing vengono viste come attività, insomma, di contorno, attività di corollario rispetto alla transizione digitale, alla creazione di nuovi servizi, all'offerta di nuovi servizi all'interno della pubblica amministrazione. Ce ne rendiamo conto, però comprendendo la strategicità di questo tipo di attività, vogliamo offrire attraverso questo progetto, attraverso questo sito, quindi un aiuto a tutti i comunicatori che si trovano a lavorare all'interno di una pubblica amministrazione che per forza di cose incomincia a offrire i servizi digitali ai cittadini, deve incominciare a raccontarli, deve incominciare a raccontarli secondo determinate logiche, e quindi Comunica Italia, ci siamo detti, nasce un po' per questo. Quindi vado a chiudere, diciamo, tirando le somme, poi passo la parola ad Angela che entrerà nel dettaglio dei contenuti appunto di questo sito, che trovate all'indirizzo comunica.italia.it. Comunichiamo come comunicare i servizi digitali, insomma, questo gioco di parole, guide, consigli e kit per le strategie di comunicazione, marketing e storytelling delle pubbliche amministrazioni. Questo è semplicemente l'home page del sito. Trovate le linee guida e i kit. Le linee guida, come vi dicevamo, sono, qua c'è un pezzettino di titolo, scusate che io vedo male, non so se anche voi vedete male, ma comunque raleggi, pensa fuori dagli schemi e immagina, sono le tre aree di cui abbiamo parlato, quindi marketing, comunicazione e storytelling, che nascono appunto con quest'idea, non certo quella di insegnare qualcosa ai comunicatori che lavorano nella pubblica amministrazione, perché tendenzialmente l'idea di questo progetto nasce proprio per evitare di imporre
dei contenuti a qualcuno, perché sicuramente chi lavora all'interno di una pubblica amministrazione conosce molto meglio di Agile, di qualsiasi diciamo, soggetto centrale, quello che è il proprio target, quelli che sono i propri contenuti, quelli che sono anche i problemi ai quali si può andare incontro portando avanti delle attività di promozione, di comunicazione, di storytelling. Quindi la nostra idea è semplicemente quella di fornire degli strumenti che siano talmente larghi da permettere a ciascuno poi di rimodellarli rispetto a quello che è il proprio contenuto, a quelli che sono i propri servizi e il proprio contesto. La stessa cosa per quanto riguarda Equip, cerca, scarica, semplifica il tuo lavoro. La nostra idea naturalmente non è quella di imporre ai comunicatori, alle amministrazioni, il contenuto dei nostri kit. L'idea è semplicemente quella sempre di fare un pezzettino di lavoro comune, centralizzato, che possa permettere alle amministrazioni di concentrarsi più che sul layout, che è quello che possiamo fornirvi noi, su il contenuto di dettaglio, naturalmente. Noi rispetto ai kit ci siamo occupati soltanto e ci occuperemo soltanto di definire appunto il layout partendo dalle piattaforme centrali, quelle comuni a tutti i servizi, quindi per esempio Speed, perché da qui al futuro naturalmente tutti i servizi dovranno essere accessibili tramite Speed. Bisogna raccontare quali sono le particolarità rimangono le stesse per tutte le pubbliche amministrazioni, dal comune di Aosta all'agenzia delle entrate, a qualsiasi altra pubblica amministrazione. La stessa cosa per le altre piattaforme, come per esempio PagoPA, che è la piattaforma trasversale per i pagamenti. Quindi questo è, diciamo, il contesto all'interno del quale ci muoviamo. Prima di passare la parola ad Angela, in chiusura, solamente l'idea, spero condivisa, che la pubblica amministrazione ha l'enorme necessità di fare un passo avanti, che è una responsabilità prima di tutto culturale, perché aiutare i cittadini, aiutare il paese a crescere anche in termini di consapevolezza digitale non è una cosa da poco. Ci rendiamo conto che questo può essere un pezzettino del lavoro fatto, che speriamo insieme a tutti gli altri pezzettini che sono stati fatti da Agid, ma non solo da Agid, anche dalle singole amministrazioni, possa aiutare tutti a portare, a traghettare la pubblica amministrazione in un'attività diciamo anche di relazione con il cittadino full digital, che naturalmente non avviene dall'oggi al domani, ma sicuramente ha bisogno di essere alimentata anche attraverso attività di comunicazione e promozione. Quindi io credo, con 3 minuti di anticipo, di aver concluso i miei contenuti. Chiedo a Michela se devo rispondere a qualche domanda, se devo passare la parola ad Angela. Grazie, grazie Erika per questa panoramica. Allora, non sono arrivate per ora molte domande, magari poi entrando più nel vivo delle tematiche sicuramente ne arriveranno altre. Per ora ti pongo solo questa domanda riguardo i stat social. Eleonora Gregori chiedeva che canali utilizzano, se Facebook, sito ufficiale. In che Quali canali di senso? comunicazione hanno utilizzato per la campagna Istat Social, quando stai facendo vedere quella slide? La campagna che abbiamo. Allora, quella campagna, io in quel caso vi ho riportato il video che è stato caricato su YouTube e che è stato diffuso attraverso i canali social di Istat. Poi io l'ho preso veramente come esempio. È probabile che sia stata una campagna molto più estesa. In questo caso io mi sono concentrata soltanto su quell'esempio, perché la particolarità era di un'amministrazione comunque che aveva contattato quelli che sono in questo caso dei big player a livello naturalmente nazionale, in questo caso della comunicazione online come i The Jackal, e gli avevano chiesto di appunto aiutare nella promozione di quelle che sono le attività core di Istat. Quindi sicuramente c'è un video su YouTube, cioè è stato promosso attraverso attività social, però probabilmente ci sono anche altri canali. Questo sinceramente lo scopriamo insieme Ok, dopo.
Va bene. Allora io direi di passare la domanda, sì, la parola ad Angela per il suo intervento, poi vediamo, magari man mano raccogliamo altre domande e ve le poniamo al termine dell'intervento di Angela. Grazie a tutti. Sì, Facciamo un va cambio di bene, sedia, un attimo perfetto. soltanto. Va benissimo. Intanto condividiamo le slide di Angela Creta, Social Media Manager di Agid. Benissimo. E allora, appena vi chiedo nuovamente di attivare la webcam e il microfono, così cominciamo con l'intervento di Angela. Michela, un secondo che attivo anche la webcam. Benissimo, grazie. Va bene. Allora. Benissimo, intanto vi comunico che siamo arrivati a 400 partecipanti. Bene, siamo contenti, insomma, che Eccoci, abbia avuto allora, successo scusate questo webinar. i A te la parola, Angela, grazie. tempi tecnici di cambio. Insomma, di cambio postazione, buongiorno a tutti, benvenuti. Anch'io ringrazio il Formez per l'organizzazione di questo webinar e andrò a raccontarvi un po' più nel dettaglio quelle che sono le componenti del progetto Comunica Italia. Sono Angela Creta, come vi ha detto Michela, mi occupo dei social media, dei contenuti digitali dell'Agenzia per Italia Digitale. Mi dicono che si sente male, allora provo ad ampliare. Ditemi se mi sentite meglio, Anna, fammi sapere se mi senti meglio. Noi ti Io ho il sentiamo problema di bene, a avere un volte computer sono problemi dei disabile. nostri utenti purtroppo, a cui chiediamo di alzare un pochino il microfono perché la maggioranza comunque sente bene. Grazie. Ho alzato anche il microfono del mio computer, quindi proviamo a venire incontro. Come diceva Erika, ci troviamo, faccio un piccolo, insomma, una piccola introduzione anche io, come riallacciandomi al discorso di Erika prima, erano, diciamo, i tempi in cui è nata la comunicazione pubblicitaria, erano tempi, eccitanti, bastava che la confezione fosse bella, questa è una citazione che lega ad uno che è una delle serie TV cult per chi si occupa di comunicazione e pubblicità, che è Mad Men. Era i meccanismi della promozione della pubblicità erano molto semplici, ancora non c'era, diciamo, l'idea del marketing. Siamo passati in un periodo in cui vi è il capitalismo dell'attenzione, soprattutto attraverso i canali digitali e diciamo andando ad approfondire i dati che vi ha dato Erika su cosa succede in 60 secondi. Questo è un excursus di quelli che sono gli utilizzi su internet, gli utilizzi sui social media, sul mobile e sui social che ogni anno We Are Social insieme a Hootsuite fa e dà un excursus mondiale. Questo è lo spaccato dell'Italia. Come potete ben vedere, il 73% degli utenti è su internet. Internet di questi del 100%, l'83% su mobile e ben il 57% è attivo sui social media e di quelli mobile lo 51% è attivo da cellulare. Per quanto riguarda il tempo speso sui media, vedete che molto tempo è speso o sulle app, come possono essere quelle su internet da qualsiasi dispositivo, sui social, sulla visione televisiva. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che nell'era del capitalismo dell'attenzione non è soltanto la comunicazione privata dover trovare la chiave di relazione privilegiata con il cittadino, ma anche diciamo, la comunicazione pubblica deve poter competere con quelle che è una miriade di informazioni e di comunicazioni che vengono date all'utente e quindi al cittadino. Quindi la pubblica amministrazione deve poter competere con player come possono essere Google, Amazon o Facebook con soggetti che hanno comunque una maggiori possibilità e maggior tempo da poter dedicare in campagne di promozione e di comunicazione. Ecco perché diciamo,
nasce un progetto comune di comunicazione pubblica, perché ragionandoci all'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale siamo convinti del fatto che, come per i servizi erogati dai soggetti privati, anche la pubblica amministrazione può guadagnarsi il proprio spazio, può avere un'informazione di qualità e, perché no, usare attraverso degli strumenti di promozione. Ecco perché nascono, e vado avanti, quelle che sono il progetto Comunica Italia, che si differenzia in delle linee guida, che sono delle indicazioni metodologiche di buon senso su come attivare delle strategie di promozione, diverse strategie di promozione dedicate ai servizi digitali, i kit, che sono una sorta di cassetta degli attrezzi che accompagna la realizzazione grafica la realizzazione grafica di queste strategie, e poi il passo successivo, che è quello della sperimentazione di questo progetto con delle amministrazioni. Come sono realizzate le linee guida? Le linee guida sono un insieme di indicazioni metodologiche suddivise a seconda di quella che è la finalità della comunicazione che l'amministrazione vuole fare sul proprio prodotto. Quindi sono divise in linee guida di marketing, che sono volte alla promozione dei servizi digitali, le linee guida di comunicazione, che sono diciamo una sorta di ricognizione di quelle che sono i passi necessari per attuare una strategia, quindi un piano strategico di comunicazione, e poi c'è un approfondimento sullo storytelling, che invece mette insieme quelle che sono, diciamo, le strategie più comuni di racconto dei servizi digitali per dare appunto anche alle amministrazioni uno strumento in più per poter provare a realizzare una comunicazione diversa che è diciamo, la strategia del racconto, della narrazione. Perché abbiamo pensato a fare delle linee guida ed un kit? Perché siamo consapevoli del fatto, come diceva anche Erika prima, che non esiste un'unica amministrazione, ma ne esistono 22.000, ognuna con la propria comunità di riferimento, ognuna con le proprie esigenze, ognuna con delle parole chiave che possono essere più o meno significanti per la comunità. E così come non esistono 22.000, non esiste una sola amministrazione, ma ne sono 22.000, non esiste una ricetta unica per fare comunicazione o per fare marketing, ma esiste, non esiste un momento giusto, ma la strategia, il momento e la comunità sono definiti da quelle che sono le esigenze degli utenti, da quelli che sono gli obiettivi della comunicazione. Per questo le linee guida sono uno strumento di indicazione generale, che può essere utile per diciamo, tradurre quelle che sono, diciamo, le strategie di marketing, di comunicazione e storytelling sulla base delle proprie esigenze. Quindi sono uno strumento da pensare a servizio delle amministrazioni che vogliono avviare un processo di una strategia di promozione dei servizi digitali. Quello che faremo, diciamo, con il mio intervento è di entrare diciamo, un po' nel vivo della struttura di queste linee guida. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati, comunque, facendovi una piccola premessa, attraverso un metodo partecipato. Quello che abbiamo fatto diciamo, giugno fino ad ottobre è stato mettere in consultazione pubblica le guide relative prima alla comunicazione, poi allo storytelling e poi al marketing, attraverso un processo di consultazione pubblica durata un mese, che è stata aperta a tutti, non soltanto agli interlocutori, alle persone che si occupano di comunicazione, ma anche ai cittadini, agli appassionati, per poter prendere da loro appunto commenti e suggerimenti che potessero aiutarci a migliorare quella che era la bozza, diciamo, da noi proposta. E quello che vedete adesso sul sito di Comunica Italia sono le versioni delle tre guide che recepiscono anche i commenti da parte degli utenti, che si occupano appunto di che sono appunto, diciamo, le linee guida non diciamo definitive, perché la nostra metodologia è quella di pensare ad un miglioramento continuo, ma sono, diciamo, le guide base da cui poter partire per, diciamo, avviare delle strategie di comunicazione, di marketing e di storytelling. Sono organizzate attraverso delle spiegazioni in relazione a diversi capitoli che vedremo e diversi paragrafi che vedremo successivamente, e alla fine di ogni, diciamo, approfondimento su un paragrafo, su un capitolo, troviamo
delle indicazioni di massima suddivise in devi, dovresti, potresti, che sono le indicazioni secondo cui in una strategia di comunicazione non si può prescindere. Quello che si potrebbe aggiungere per migliorare la propria strategia è quello che si potrebbe fare per diciamo, ampliare la creatività oppure la portata della strategia stessa. Quindi per ogni, diciamo, linea guida voi troverete alla fine dei paragrafi dedicati agli strumenti, ai canali o alle tecniche una serie di indicazioni di orientamento suddivise appunto in dei devi, dovresti, potresti. Io non le vedo benissimo, spero che dalla slide le vediate meglio voi. Vado avanti. Ecco, diciamo, questa è una slide, perfetto, è una slide che va ad approfondire quelli che sono le componenti delle tre linee guida. Per quanto riguarda il core, diciamo, delle linee guida è quello relativo attività di comunicazione. Quello che abbiamo provato a fare con la guida di comunicazione è stata quella di capire quali sono gli elementi principali con cui definire un piano di comunicazione, quali sono gli strumenti che poi, una volta definiti, diciamo, gli elementi principali del piano, possono essere utilizzati per promuovere al meglio i servizi. Nel marketing abbiamo provato a ragionare su quali sono le caratteristiche per poter definire una PA marketing oriented. E quindi laddove è possibile avviare delle strategie di marketing per promuovere i servizi digitali, e per poi fare un affondo su quelle che sono le attività e i canali che possono essere utili ad una strategia di marketing: il marketing mix, le attività di co-marketing o partnership, gli strumenti che possono essere utili per il marketing. Riallacciandomi, insomma, all'esempio Istat fatto da Erika prima, quello che possiamo dire è che l'iniziativa che Istat ha fatto con i The Jackal potrebbe essere ricompresa all'interno di quelle che sono le attività di partnership o di co-marketing che le amministrazioni possono fare con diciamo, quelli che sono dei player della comunicazione privata, o comunque sono dei testimonial degli influencer per quanto riguarda diciamo, un determinato target. Mentre per quanto riguarda l'approfondimento sullo storytelling, abbiamo provato innanzitutto a capire, ad aiutare le amministrazioni a capire quali possono essere le condizioni in cui è possibile avviare una strategia di storytelling, di racconto, per poi andare ad approfondire su quelli che sono le diverse tecniche di storytelling attraverso la narrazione, le tecniche di storytelling attraverso il linguaggio visivo e quali possono essere i canali privilegiati per poter fare una narrazione. Quello che vedete qui è, diciamo, una sorta di approfondimento di quelle che sono le linee guida di marketing che vorrei in un certo senso esporvi in maniera più approfondita. Le linee guida di marketing sono utili per. Le linee guida di marketing sono appunto utili per capire se. Come poter fare per rendere una pubblica amministrazione un'amministrazione marketing oriented, cioè come, quali sono gli strumenti che sono utili ad accompagnare i cittadini nella loro relazione più o meno quotidiana con i servizi pubblici in maniera moderna, erogare i servizi digitali che già off si offrono, si stanno progettando in maniera più efficiente e orientata alla qualità, e utilizzare quelle che sono le strategie di marketing per costruire oppure migliorare che è la relazione di fiducia con i cittadini. All'interno della slide voi trovate un link a quelle che sono le indicazioni delle linee guida di marketing, che sono appunto suddivise in le indicazioni, le modalità attraverso cui poter riuscire a definire un piano di marketing, quindi capire l'ambiente circostante, quindi qual è diciamo, il contesto in cui l'amministrazione sta operando, quali sono gli obiettivi di marketing che vogliamo ottenere attraverso le azioni, qual è il target, quali sono gli interlocutori, quindi capire a chi parlare e soprattutto capire qual è il budget da destinare per le attività di marketing. Una volta, diciamo, trovata una risposta a queste domande, è possibile, diciamo, capire come possono essere messe in fila le azioni necessarie a poter avviare una strategia di marketing, definirne i contenuti, sceglierne i canali e poi
poi capire attraverso il monitoraggio dei risultati se la strategia è stata una strategia efficace, se può essere rimodulata, se può essere migliorata. I paragrafi che riguardano le strategie di marketing vanno ad approfondire tutte queste tematiche, quindi a capire quali sono anche le strategie che possono essere utilizzate, quindi quali sono le differenze tra il marketing tradizionale e diciamo il marketing digitale, capire quali sono gli strumenti che possono essere utili alla strategia di marketing, quindi andare a cercare sostanzialmente cittadini dove già sappiamo di poterli trovare, fare una scelta che ci possa consentire di avere il maggiore impatto possibile e capire laddove diciamo è funzionale alla nostra strategia. Come attivare delle strategie di marketing in logica collaborativa, quindi se ci sono ad esempio dei fabbisogni comuni per servizi affini o analoghi con altre amministrazioni, è possibile avviare delle attività di partnership o di co-marketing Infine, quali sono gli strumenti che possono essere più utili per il marketing? Quindi, ad esempio, i big data, la business intelligence o almeno gli strumenti del digital marketing tipici, come ad esempio le attività come il content marketing oppure andare a capire laddove ha senso fare delle attività di digital PR oppure di influencer marketing come il caso dell'Istat, oppure capire laddove è più funzionale attivare queste strategie anche attraverso delle campagne promozionali che possono essere attivate sui social, perché no, la pubblica amministrazione può, laddove ritiene funzionale ai propri obiettivi e alla propria strategia, avviare delle campagne di advertising, di pubblicità anche attraverso i propri canali social. Per quanto riguarda invece, diciamo, le linee guida che riguardano la comunicazione dei servizi digitali, quelle sono utili, diciamo che sono, diciamo, il primo strumento che sono utili a capire come definire, diciamo, un piano di comunicazione, quindi capire anche qui quali sono i passi necessari alla definizione di una strategia, dall'analisi del contesto alla definizione del target, alla definizione degli obiettivi della comunicazione, alla misurazione itinerante dei risultati, fino ad andare ad approfondire su quelli che sono gli strumenti di comunicazione, che, attenzione, non sono orientati soltanto su quelli che sono gli strumenti digitali, ma sono una panoramica sia delle attività che possono riguardare le attività di comunicazione più tradizionali, come l'organizzazione di un evento, oppure l'organizzazione di assemblee cittadine, delle campagne de stampa, oppure delle campagne outdoor, fino ad approfondire quelli che sono i canali digitali di comunicazione, quindi una strategia social, una strategia che contempera un proprio sito web, all'interno del proprio sito web, o dei siti di progetto, la creazione di una landing page, la definizione di una newsletter. Ogni indicazione che viene data sulle linee guida è poi accompagnata anche da esempi su come poter applicare queste strategie all'interno di una ipotetica campagna di comunicazione e di promozione sui servizi digitali. Sono degli esempi che possono essere utili a contestualizzare queste che sono comunque delle indicazioni metodologiche. All'interno delle linee, delle guide sulla comunicazione c'è una parte anche importante che poi verrà sviluppata nel tempo, che riguarda il capire come gestire una comunicazione di crisi, cioè laddove c'è un evento inaspettato, oppure c'è un errore sui social, o c'è un'inesattezza nel servizio, c'è un malcontento a cui rispondere, capire come avviare quella che è una comunicazione di crisi. L'ultima parte delle guide per la promozione dei servizi digitali è dedicata allo storytelling ed è, diciamo, un affondo su quelle che sono le tecniche narrative del racconto, quindi capire come l'amministrazione può utilizzare in maniera funzionale lo storytelling per raccontare come cambia il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, quindi quali sono le tecniche, gli strumenti per creare una narrazione coinvolgente, empatica, semplice, che alimenta e strutturi di consistenza a quello che è il rapporto di fiducia tra l'amministrazione
e il cittadino. Anche qui vedete degli esempi, però se cliccate sul link andate in a fondo su quelle che sono le linee guida. Le linee guida di storytelling partono da una premessa, ovvero dal fatto che fare storytelling non significa necessariamente raccontare delle storie, ma comunicare i propri servizi attraverso un racconto, scegliendo delle tecniche che sono in grado di provocare nel lettore la voglia di diventare a sua volta narratore di quelle che sono le novità, le caratteristiche dei servizi digitali e propagatore dei contenuti. Lo storytelling è utile a creare delle rappresentazioni di un servizio. Perché? Perché la comunicazione visiva ha la capacità di riuscire a sintetizzare i messaggi che, i diversi messaggi che stanno dietro una strategia di comunicazione e che possono stare dietro ad una strategia narrativa. E perché lo storytelling aiuta a creare empatia con l'utente e il cittadino, stimolare la curiosità e appunto accorciare quella che è diciamo la distanza nel rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino, tra il servizio e il cittadino. Lo storytelling è anche un ottimo strumento per capire quali sono i vantaggi e le possibilità che scaturiscono dalla digitalizzazione del servizio. La cosa più importante prima di cimentarsi in tecniche di storytelling, bisogna capire il grado, diciamo, di maturazione del servizio, capire quali sono le categorie destinatarie del servizio e dello storytelling, che avere ben chiara quella che è la strategia più funzionale ad arrivare ai propri obiettivi di comunicazione. Diciamo che all'interno di questa guida sono state individuate quelle che sono le tecniche più diffuse per organizzare il racconto, lo storytelling, che trovate all'interno della guida, che riguardano il viaggio, diversi schemi narrativi, dal viaggio dell'eroe alla struttura al petalo, alla possibilità di scegliere o meno una trama che può arricchire la storia con, attraverso l'utilizzo di elementi di contorno che caratterizzano l'attenzione dell'utente, e così via, anche con delle indicazioni su come combinare più storie e idee per raccontare il servizio. Le guide terminano con diciamo degli approfondimenti sulle possibilità di utilizzare delle tecniche di visual storytelling, ovvero raccontare la storia con le immagini, utilizzando foto, video, infografiche, GIF, e quali possono i canali più utili per propagare una strategia di storytelling. Quindi, come sapete, anche voi che vi occupate di comunicazione, ogni buona strategia di storytelling è un punto di riferimento online che raccoglie tutte le puntate, e quella può essere una landing page, ha degli strumenti che aiutano alla propagazione della propria strategia. Quelli possono essere i social. Nelle guide ci sono delle indicazioni su come organizzare diciamo questa strategia in maniera funzionale, quali sono le tecniche oppure le strategie per utilizzare i social come punto di atterraggio, come amplificatori di quello che è proprio il messaggio, oppure se si vuole scegliere di fare storytelling solo sui social media, senza quali sono le tecniche da utilizzare, ad esempio scegliere un hashtag dedicato o delle parole chiave sempre, che possono essere utili per qualora si decida di attivare delle strategie di storytelling semplicemente utilizzando i social senza un punto di atterraggio. Infine, le guide si concludono con un approfondimento su gli analytics, sui social insights, cioè su quanto è importante monitorare attraverso i dati l'efficacia della propria campagna, utilizzare i dati per o fare delle modifiche itineranti laddove ci accorgiamo che la strategia magari non è sempre funzionale, oppure utilizzarli per migliorare la successiva strategia di comunicazione. Comunque il messaggio all'interno, diciamo, di questa parte delle guide è quella che non si può prescindere dai dati, quindi dal conoscere il proprio pubblico di riferimento per avviare delle strategie di comunicazione. Passiamo invece adesso alla parte dei titoli, cui vi darò degli anteprimi che trovate comunque all'interno del sito comunica.italia
I kit sono una cassetta degli attrezzi, degli strumenti che vengono messi a disposizione delle amministrazioni per gestire la promozione dei servizi attraverso dei format grafici e contengono anche delle indicazioni operative. All'interno della pagina dedicata ai kit voi troverete l'insieme dei format grafici per provare a realizzare una campagna coordinata di comunicazione con lo stile delle immagini, dove l'immagine diventa, diciamo, il punto focale della vostra creatività, l'insieme dei format grafici che utilizza lo stile delle icone, quindi un qualcosa di più semplice, di più stilizzato, e una guida all'utilizzo e alla personalizzazione dei format. In questi kit trovate i format inclusi nei kit sono i seguenti, quelli che vedete nella slide, quindi trovate la pagina stampa, la locandina, il flyer, il roll-up, il banner nei due formati più diffusi, le card social e le copertine social. Per adesso c'è Facebook, ma implementeremo. Vi chiedo di prendere qualche minuto in più per diciamo approfondire la parte relativa ai kit. All'interno della guida dei kit che vi consiglio di leggere prima di scaricare i kit, trovate quelle che sono le indicazioni, quindi cosa troverete all'interno dei kit, quindi i format, perché abbiamo utilizzato i format, ve l'ha spiegato Erika prima, perché possono essere adattabili a quelle che sono le caratteristiche dell'amministrazione. Il format è una sorta di struttura creativa di una impostazione grafica di una campagna che consente di poterla personalizzare, cioè di poter inserire la foto che è più utile, che è più connotante la strategia dell'amministrazione, il logo dell'amministrazione, il titolo, il claim, che sono più adatti alla strategia che l'amministrazione sceglie di utilizzare. Quindi troverete dei format che sono personalizzabili con una spiegazione passo passo di quali sono gli elementi grafici che compongono questi kit. Questo è un excursus, adesso trovate disponibile il kit dedicato a Speed. Questo è sono degli esempi di grafica personalizzabile per quanto riguarda il post social, una copertina social o il roll-up o una locandina. Questi sono degli esempi su come può essere personalizzato il kit. Perché usare un format? Ovviamente ve l'ho anticipato prima e vado avanti perché dalla regia mi dicono che mancano pochi minuti e mi interessa farvi vedere come sono realizzati i kit. All'interno della guida trovate degli elementi del format, la spiegazione degli elementi che compongono il format, quindi che cos'è il tono di voce, ovvero cosa è il visual e come può essere utilizzato, qual è diciamo, perché viene utilizzato un determinato colore, che cos'è l'headline, il body copy, il font utilizzato, il logo e l'icona. E questa spiegazione vi accompagna in una maggiore comprensione di quelli che sono gli elementi del kit. Ad esempio, questa è diciamo un estratto della guida del kit in cui trovate nell'esempio di una locandina, quali sono le componenti che vanno a creare una grafica, una creatività di una campagna, quali sono appunto in quella che è l'immagine e la spiegazione del loro utilizzo, della loro funzionalità, della loro funzione all'interno della creatività stessa. Questo è un esempio di come trovate, diciamo, nel kit le varie declinazioni grafiche. Quindi qui parliamo della locandina, avete l'esempio di come potrebbe venire e delle indicazioni operative su come costruire la vostra creatività, quindi dove mettere la foto, quali sono le dimensioni della foto, delle indicazioni su come realizzare un titolo, su come realizzare il claim, su come inserire il logo dell'ente. E questo esempio, questo che vedete qui, è l'esempio relativo allo stile dei kit che ha l'immagine o una foto come elemento preponderante della strategia creativa. Questo invece è l'esempio sulla falsariga del primo del kit che ha invece l'icona come strategia creativa, che quindi si concentra molto su quello che è il titolo e il claim della campagna.
Questa è una libreria di icone che mettiamo a disposizione per poter personalizzare una prima libreria di icone. Ovviamente il nostro è un progetto che è sempre in divenire, quindi questa è una prima libreria, ne troverete altre che possono essere utili per diciamo, personalizzare le vostre campagne con le indicazioni su come utilizzarle. E questi sono alcuni esempi di come può essere personalizzato un kit. Ne abbiamo provato a fare un esercizio di stile per capire come personalizzare sia il kit relativo alle immagini che il kit relativo alle icone per dei servizi in particolare, ad esempio il bonus infanzia, per la possibilità di prenotare l'esame universitario attraverso SPID. E questa è la roadmap di ciò che abbiamo fatto sinora, cioè come si è caratterizzato il progetto fino alla data odierna, quindi da maggio fino a novembre, e quali sono diciamo, le prossime release. Come aveva anticipato anche Erika, stiamo lavorando su un kit dedicato all'alta piattaforma abilitante, quindi a Pago PA, ad implementare il kit di SPID con altri format che possono rendere più completa l'offerta di questa cassetta degli attrezzi, e è una roadmap ovviamente in divenire che copre diciamo, quest'anno solare, ma sicuramente per il 2019 ci saranno altri approfondimenti anche in relazione alle linee guida. Come partecipare alla campagna, come partecipare al progetto? Comunica Italia è un progetto aperto, quindi chiunque voglia diciamo, contribuire all'aggiornamento delle linee guida dei kit o contribuire con nuove idee può scrivere una mail a Comunica Italia @agile.gov.it, o seguire gli sviluppi del progetto seguendo l'hashtag Comunica Italia. Dovremmo avviare una sperimentazione del progetto su delle amministrazioni, e anche lì se volete candidarvi alla sperimentazione potete mandare una mail a comunica.italia.it. Io chiudo dicendo che sottolineando quella che è l'importanza di creare una strategia di comunicazione che sia capace di costruire una relazione di fiducia, quasi una relazione d'amore con il cittadino, chiudendo con quella che è la frase di un noto sociologo, che il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione, quindi è importante nelle nostre strategie di promozione dare cura, diciamo, a questa relazione. Se avete domande, siamo qui. Sono riuscita a stare nei tempi, quindi sono contenta di questo. Sì, grazie mille Angela, veramente per Michela, questo. non so se ci sono domande Sì, ci sono anche varie domande, al. riflessioni ovviamente. Allora, una domanda è se sono state coinvolte nel progetto Comunica Italia delle amministrazioni, in particolare, nonostante insomma la consultazione. Ancora no, il progetto di coinvolgimento di sperimentazione è ancora in fase diciamo, di struttura. Quello che abbiamo fatto sinora era buttare giù quelle che sono le indicazioni metodologiche, quelli che possono essere i kit, quindi gli strumenti abilitanti, poi una sperimentazione del progetto su quelle che sono le amministrazioni pubbliche. Ok, poi Fulvia Cavalieri dice che sarebbero d'aiuto per esempio esempi di strategie di storytelling, perché non è facile magari per un'amministrazione immaginare questo tipo di comunicazione, e se in qualche modo c'è un progetto anche di condivisione di iniziative di comunicazione messe in atto da Agid che possano essere poi personalizzate e replicate all'interno delle altre amministrazioni, ad esempio anche su SPID, Pago PA. Allora, guarda, per quanto riguarda gli esempi pratici di strategie di storytelling, ancora non ci sono, ma quello che noi abbiamo provato a fare proprio nelle guide di storytelling è dare comunque degli esempi di applicazione. Se voi vedete nelle guide, quando si parla delle tecniche di storytelling, ci sono delle
c'è un paragrafetto che si chiama Quando usare questa tecnica, dove c'è l'esempio di come poter fare storytelling se si vuole lanciare un servizio che utilizza SPID. Quindi diciamo che un primo tentativo in questo senso lo trovate già all'interno delle guide di storytelling. Invece per quanto riguarda l'altra domanda che riguardava, mi sembra di ricordare, le tecniche nazionali di promozione di SPID, pago questa qui di Campanello, giusto? Oggi ha previsto Sì. pacchetti di storytelling nazionali. Lo stiamo in un certo senso facendo. Se andate sul nostro Medium c'è un esercizio di storytelling che riguarda Pago PA e che racconta la giornata, vi metto il link, che racconta la giornata tipica di una persona e come all'interno di questa giornata diciamo utilizza la piattaforma per pagare alcuni servizi, ed è un racconto in fieri che adesso è attraverso questa narrazione un video dedicato e che avrà comunque delle altre diciamo evoluzioni che però non vi svelo adesso. Vi mando il link. Benissimo, grazie Angela. Stavo per chiedertelo. Un'ultima Ok. domanda di Sala Rapulvirenti chiede dice in che modo si può evitare che le PA facciano prevalere il lato marketing rispetto a quello della comunicazione e informazione? E nella strutturare bene una strategia, sostanzialmente noi nelle guide diamo delle indicazioni su come realizzare dei piani di comunicazione o dei piani di marketing, oppure combinare entrambe. La comunicazione non è un'attività che viene fatta per scompartimenti, noi possiamo utilizzare tranquillamente strategie di marketing, di comunicazione e storytelling all'interno di un'unica strategia dell'amministrazione. La sensibilità sta nella definizione della strategia, quindi nella realizzazione del piano attraverso i passi che diciamo abbiamo indicato, cioè capire qual è il contesto, o interrogarsi su quelli che sono gli obiettivi di comunicazione, capire anche il grado di maturazione del servizio, quali sono i nostri interlocutori, interrogarci sui nostri interlocutori, quindi capire il grado di soddisfazione magari rispetto a quel servizio, quali sono i desiderata. È tutta una combinazione di ingredienti che vanno a definire quella che è la strategia e poi vanno a definire quella che è la scelta dei canali. Però diciamo che poi anche se Erika vuole aggiungere qualcosa, comunque è importante ragionare in un'ottica sicuramente di buon senso, ma anche di funzionalità e di efficacia della strategia che si va a realizzare. Quindi se può essere efficace l'influencer marketing oppure una campagna di pubblicità, perché no? Cioè l'importante è definire bene quella che è la strategia. Benissimo, grazie mille Angela anche per questi chiarimenti. Io direi di passare alla testimonianza dell'Agenzia delle Entrate che con Sergio. Scusami, Dimmi. Michela, scusami, io volevo rispondere a Rosario perché scrive nella chat, dicendo scusate, ma se non si sostengono titoli di prenotazione specifica non si può inventare dall'oggi a domani un piano di marketing, chiarendo che queste non sono guide imposte o comunque non abbiamo immaginato di fare l'enciclopedia della comunicazione pubblica, sono delle indicazioni massime che sono state pensate come strumenti a servizio delle persone che devono occuparsi di campagne di promozione, quindi sono delle indicazioni che possono semplicemente essere utili a facilitare questo compito. Benissimo. Però ogni persona ha, diciamo, la scelta su come utilizzarle, su come, diciamo, applicarle all'interno di quelle che sono le proprie strategie di comunicazione. Certo. Va benissimo, Angela, ti ringrazio per il tuo intervento e i tuoi Grazie a voi. chiarimenti. Direi di passare la parola a Sergio Mazzei che con il suo intervento Le comunicazioni digitali, l'esperienza dell'Agenzia dell'Entrata. Buongiorno Buongiorno a Sergio tutti, e a te la parola. grazie mille, grazie per l'ospitalità e oggi ci inseriamo in questo interessantissimo discorso sulla comunicazione pubblica e sulle strategie che l'Agid ha cercato di convogliare in un testo unico a disposizione di tutti i comunicatori della PA italiana con l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate. Partirei con una battuta, mi riferisco all'ultima frase, quella di chiusura delle slide di Angela Crede quando si dice che bisogna instaurare una relazione, possibilmente d'amore, tra
cittadino e pubblica amministrazione. Adesso immaginate questa relazione con l'Agenzia delle Entrate è, per così dire, difficile, in qualche caso uso un termine improprio, incestuoso, e quindi questo spiega con una parafrasi quella che è la difficoltà nell'elaborare strategie di comunicazione, anche singole attività di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Però vogliamo anche dimostrarvi come nella pratica, utilizzando gli strumenti tutto sommato semplici, siamo riusciti a scardinare questo muro, a far percepire alcune attività, alcuni servizi innovativi digitali dell'Agenzia delle Entrate e a farli entrare nella vita quotidiana di milioni di cittadini. Prima di iniziare vorrei fare un piccolo riferimento storico a quella che è la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, perché tutte le strategie di comunicazione sono sempre condizionate al periodo storico che si vive, e sono assolutamente condizionate dal periodo storico in cui vengono attuate. Per questo è importante definire una strategia anche tenendo conto di quello che succede fuori. Io ho iniziato questa esperienza circa 9 anni fa in un'agenzia delle entrate che è un'amministrazione tutto sommato giovane, perché è stata fondata nel 2002, quindi aveva pochi anni, e aveva l'esigenza in quella fase di collocare il proprio nome, parliamo di marketing, il proprio brand all'interno delle amministrazioni italiane. Era poco conosciuto. Ricordo un aneddoto: i primi anni della mia carriera all'interno dell'Agenzia delle Entrate facevo il verificatore in un piccolo ufficio locale della Lombardia, ci presentammo per fare la classica verifica sugli scontrini fiscali e una volta presentati i nostri tesserini, il signore ci disse: "Guardate, non vogliamo niente." In realtà il pubblico italiano, la cittadinanza italiana non aveva ancora percepito bene cosa fosse l'Agenzia delle Entrate, quale fosse il suo ruolo e a cosa servisse in buona sostanza. E quindi i primi anni della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate furono dedicati a collocare questo brand, a fare conoscere il logo dell'Agenzia delle Entrate, le funzioni che svolge al servizio della collettività. Furono quindi anni di una comunicazione molto spinta, spinta sui temi che sono quelli che fanno maggior breccia nell'opinione pubblica, in particolare il contrasto all'evasione fiscale. E fu una comunicazione molto efficace che raggiunse il suo culmine nel 2012, nei famosi blitz di Cortina. Furono anni in cui ci fu un'attenzione spasmodica sul tema dell'evasione. Io ho portato un po' di materiale, questa fu la copertina di Panorama del gennaio 2012. Questo era il direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'epoca, Attilio Befera. Panorama gli dedicò la copertina come la chiappa evasori, un servizio molto ampio all'interno. Seguì un periodo di particolare presenza dell'Agenzia delle Entrate su tutti i media nazionali. Ricordo con un certo piacere, ma anche con stupore, la partecipazione sempre in quel periodo a una trasmissione televisiva, un'importante emittente nazionale. Quando entrammo nello studio con l'allora direttore dell'accertamento, fummo accolti da un boato e dagli applausi di tutto il pubblico, erano diverse persone, e questa cosa ci lasciò interdetti perché non ci era mai capitato di essere accolti in quei termini da qualsiasi parte. E quindi c'era in quel periodo storico un certo tipo di cordone di consenso intorno all'Agenzia dell'Entrata, l'attività che stava svolgendo, una sorta di Robin Hood che prendeva i ricchi per ridistribuire ai poveri, ed era una strategia che aveva dato frutti importanti, che però, come spesso capita in tutte le strategie di comunicazione così forte e unidirezionale, poi presta il fianco all'effetto ulteriore, cioè a quello successivo che purtroppo si verificò e che fu negli anni a venire, legato soprattutto alla crisi economica. Quello di una avversione contro l'Agenzia delle Entrate, a questo stato sbirro, stato poliziotto che controllava tutte le attività economiche in un periodo di forte crisi, era un ulteriore elemento di difficoltà per le imprese italiane che non riuscivano a competere all'esterno ma anche all'interno dell'economia del nostro paese, e quindi vennero fuori i casi purtroppo dei suicidi, vennero fuori le bombe inviate agli uffici di Equitalia in cui un nostro vice direttore perse l'uso dell'udito e anche due dita. Ci fu un ufficio locale dell'Agenzia dell'Entrata Romano di Lombardia preso in ostaggio da un signore armato di fucile e tenne in ostaggio tutti i nostri dipendenti più i cittadini che erano presenti in quello stabile per mezza giornata. Alla fine di questo periodo molto convulso, che è durato anche degli anni, ci sedemmo a tavolino e pensammo come potevamo cambiare
la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e come questa potesse in qualche modo interpretare le linee strategiche di una nuova Agenzia delle Entrate che abbandonava la veste di poliziotto di acchiappa evasori, come diceva Panorama, e si dedicasse invece più a una comunicazione di servizio. Pensiamo che quella era l'unica via percorribile per intercettare, non dico il consenso, ma l'appoggio del pubblico, quindi un'amministrazione che è credibile nel momento in cui dà dei servizi evidentemente efficienti e che li spiega bene. Diciamo che la prova del fuoco è stato su uno dei elementi cruciali della politica del precedente governo, ovvero la dichiarazione precompilata. Fu annunciata dall'ex premier Matteo Renzi in pompa magna e ci fu molta attesa rispetto a questo processo assolutamente innovativo che prevedeva che tutti gli italiani ricevessero a casa la loro dichiarazione, non dovessero fare più nulla perché era il fisco che la precompilava per loro e loro non dovevano far altro che accettarla. Naturalmente la realtà è molto spesso più complessa di quella che racconto, per cui la dichiarazione precompilata, la norma che le prevedeva, fu approvata a novembre e noi ad aprile dell'anno successivo, quindi a distanza di 5 mesi, dovevamo aver preparato la dichiarazione dei redditi completa e pronta per tutti i cittadini. E naturalmente tutto ciò andava supportato da un'adeguata campagna di comunicazione. Voi potete immaginare che la cosa non fu così semplice, anche perché la dichiarazione precompilata raccoglie milioni e milioni di dati su ogni singolo cittadino italiano e questi dati devono essere inviati da qualcuno. Quindi non è solo l'agenzia che deve essere pronta a ricevere quei dati, ma anche qualcun altro che deve essere pronto a inviarli. Vanno poi aggregati e inseriti dentro i vari quadri della dichiarazione. Quindi in 5 mesi la cosa sembrava abbastanza difficile. Nel frattempo noi ci muovemmo immediatamente perché era una campagna di comunicazione che potesse supportare questo progetto e accompagnarlo. Qui nella slide trovate quelli che furono i nostri obiettivi, una call to action, quindi informare i cittadini sull'esistenza di nuovi servizi e su come si utilizza, mettere in risalto i vantaggi, quindi la velocità, la mancanza di controlli, il fai da te. E poi individuare il target che è rappresentato da tutti i cittadini italiani pensionati o lavoratori dipendenti, quindi circa 9 milioni di persone. Cerchiamo subito qual era il punto nodale della questione, il cambio, quello che noi chiamiamo il cambio di paradigma. Il cittadino italiano era abituato a compilare da sé la propria dichiarazione, poi arrivava il fisco, faceva le pulci e quindi recuperava delle somme. Con la dichiarazione precompilata, al di là dei vantaggi di averla online e di averla già completa, il vantaggio ulteriore è quello di non dover dimostrare più niente al fisco, ma nel momento in cui si accetta la dichiarazione dei redditi non si subiscono più controlli su quella dichiarazione. E l'abbiamo esemplificato, questo è un materiale interno fatto per noi, attraverso queste slide. Partì poi il dialogo con la Presidenza del Consiglio, in particolare il Dipartimento di Auditoria e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per impostare una campagna di comunicazione molto ampia e basata su vari mezzi che vedete elencati in questa slide. E così nel 2015 partimmo con la prima campagna sulla dichiarazione precompilata. Come vedete, sono delle immagini molto rassicuranti. Abbiamo scelto delle persone che potremmo incontrare nella nostra vita quotidiana, un signore poi in là con gli anni, una ragazza tutto sommato normale, e sono loro i testimonial della nostra precompilata. L'evidenza, l'impatto visivo di questa comunicazione per noi è importante perché va in assoluto contrasto con la precedente campagna che facemmo negli anni di cui parlavo prima, nel 2012, che si chiamava Parassiti, immaginate. Non so se qualcuno di voi la ricorda, in quella campagna venivano elencati attraverso delle diapositive dei parassiti di vario tipo, della carne, dello stomaco, con delle immagini veramente cruente, fortissime, e poi si chiudeva con un'immagine finale in cui era riportato un uomo non troppo bello, mettiamolo in questi termini qua, che era il parassita sociale, cioè l'evasore fiscale. Una campagna di fortissimo impatto. Immaginate che fu mandata in onda da Tokyo TV, sul nostro fisco oggi, la nostra rivista telematica, ancora c'è il ricordo di quel video con i sottotitoli in giapponese, per quanto fu impattante e allo stesso tempo dura.
Quella che noi pensavamo per la precompilata era di tenore totalmente diverso. Era una strategia rassicurante e soprattutto fatta in una logica di servizio. Quindi era un fisco semplice, meno oneri, più certezze. Anche il claim rispecchiava questa volontà, i colori molto chiari, questa volontà di entrare nella vita quotidiana degli italiani attraverso un linguaggio semplice ma rassicurante. E la stessa campagna, perché scegliemmo di ripetere questo schema negli anni a venire, l'abbiamo portata avanti con varie declinazioni e sempre di più dettagliandola, perché man mano che la dichiarazione precompilata, passavano gli anni, diventava più completa, davamo anche informazioni di servizio su quelle che potevano trovare i cittadini, ovvero dal 2017 le spese sanitarie e quelle veterinarie in aggiunta al resto. Per chiudere poi con quella del 2018, in cui spicca, lo vedete in basso, la fascia dedicata al speed, che fu il nostro target per quell'anno, quindi la pubblicizzazione del sistema unico di identità. Questo fu il planning della campagna, in cui, come vedete, c'è un ampio spazio dedicato ai banner sui siti più importanti e più cliccati al nostro paese, in particolare Corriere.it, ma soprattutto Repubblica.it, e una grande attenzione alle radio, ma anche alla stampa locale. Un'altra cosa importantissima che facemmo in quella sede fu quella di creare un sito dedicato. E ritengo che questa cosa sia assolutamente interessante. Questo fu redatto sulla base delle linee guida Agid, come potete facilmente notare, sia dai colori che dall'impostazione. Quindi fatto in maniera molto semplice, riportando le informazioni essenziali sin dall'inizio dell'home page, sin dalla parte iniziale. La stampa diede una enorme attenzione alla precompilata sin dall'inizio, e devo dire che, soprattutto nel primo anno, non in maniera così positiva. Ricordo un titolo particolarmente riuscito, ahimè non a nostro favore, che recitava più o meno così: la dichiarazione, pronta la dichiarazione precomplicata. C'era un sentiment che fu registrato anche dall'università, dal Politecnico di Milano, sulla precompilata, assolutamente non positivo. Gli italiani pensavano che noi non saremmo riusciti a creare questa dichiarazione, che era fondamentalmente una grande bufala, e che gli italiani non avrebbero avuto nessun vantaggio dalla digitalizzazione della dichiarazione dei redditi. Per cercare di sovvertire queste tesi e questa percezione della dichiarazione precompilata, facemmo degli studi che appoggiano le loro fondamenta nelle scienze comportamentali. Dei nostri colleghi si interessarono agli studi di Richard Thaler e facciamo dei ragionamenti abbastanza innovativi per quella che era l'Agenzia delle Entrate, e dei ragionamenti che non furono nemmeno accettati subito dalla nostra stessa organizzazione. E mi connetto anche a quello che scriveva prima un collega in chat sulla strategia, se debba essere condiviso o meno dal vertice. Ovviamente sì, ma vedremo con diverse gradazioni, e come questa possa impattare sull'attività di un'amministrazione complessa come può essere l'Agenzia delle Entrate, ma qualsiasi altra. Quando noi decidemmo, come vedete nella slide, di iniziare la nostra esperienza su Facebook, lo facemmo proprio per la dichiarazione precompilata, insieme a un altro progetto innovativo, che è Canone TV in bolletta, e decidemmo di stare su Facebook per fare una cosa ovvia per certi versi, rivoluzionaria per altri, ovvero per dare dei servizi. La nostra idea è che l'Agenzia delle Entrate sarebbe stata credibile in una piattaforma così aperta come Facebook, ma in generale su tutti i social, solo se fosse stata in grado di dare dei servizi ai cittadini. Solo in quel caso sarebbe stata credibile. Il rischio ulteriore sarebbe stato quello di, come dire, attirarsi tutti gli improperi e gli insulti da parte della cittadinanza, giustamente o ingiustamente colpita dall'Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, e quindi abbastanza arrabbiata. Vi dico ciò perché in Agenzia delle Entrate vi fu una importante discussione su questo tema, che potrebbe apparire dall'esterno banale, ma in realtà ricordo una riunione del board dell'Agenzia delle Entrate, in cui si parlava sull'opportunità o meno di creare questa pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate. E ricordo, su 8 partecipanti alla riunione, in 7 non furono d'accordo rispetto alla mia proposta.
Vi fu una sola persona che fu d'accordo, per nostra fortuna era il direttore dell'Agenzia delle Entrate, e quindi la nostra pagina Facebook riuscì a partire. E mi ricollego alle cose che vi dicevo all'inizio. All'inizio vi ho parlato di una comunicazione molto forte, unidirezionale, basata sul contrasto all'evasione, quindi su una notizia per lo più negativa, che ha ampio spazio sui media, ma che non porta tanta positività all'organizzazione di riferimento. In questo caso parlavamo di un qualcosa di diverso, la presenza del fisco su Facebook, la possibilità di ottenere i servizi attraverso il nostro sportello social aperto a tutti i cittadini, e quindi una notizia di tipo positivo che trova poco spazio sulla stampa. Però la nostra scelta fu quella di stupire, e mi riallaccio al discorso sulle scienze comportamentali. Pensammo, se noi riusciamo a stupire le persone, a fare qualcosa che non si aspettano, noi non andremo mai su Facebook perché il pubblico ci può insultare, però proviamo ad andarci, vediamo l'effetto che fa. Sicuramente li stupiremo, e questa potrebbe essere di per sé una notizia. Vi ho portato qua un altro giornale, questa fu la prima pagina di Italia Oggi, nel giorno in cui lanciammo la nostra piattaforma Facebook, e gli dedicò l'apertura di prima. Questo per dire che tante volte anche le buone notizie possono essere notizie se sono effettivamente forti, rivoluzionarie, e se stupiscono. Dopo qualche anno di esperienza su Facebook Messenger con il nostro sportello social, questi sono i numeri, abbiamo risposto a circa 21.000 persone. E, quando parlo di risposte, naturalmente il dato in continua crescita, ma quando parlo di risposte non mi riferisco a singoli quesiti che abbiamo risolto. Si tratta di un'interlocuzione vera e propria, perché le regole di Facebook e dei social in generale sono queste, quelle di apertura e di dialogo. Quindi un'amministrazione che decide di stare su una piattaforma di questo tipo e accetta le regole della piattaforma deve poi modificare il proprio tipo di parlato secondo le regole della piattaforma. Ecco perché i 21.000 quesiti che ci sono giunti in realtà sono state 100.000 conversazioni che poi sono anche continuate nel tempo con gli utenti e che ci hanno consentito di instaurare quello che più volte ho sentito dire oggi, una relazione con l'utenza. Abbiamo ad oggi, credo, 1.500 recensioni, con un livello di gradimento che si attesta sul 3,8 su 5. Vada bene che abbiamo molti 1, recensione pessima, di cui circa il 90% sono totalmente svincolate dal servizio che diamo sulla piattaforma social. Sono lamentele più disparate: ho ricevuto l'IMU dal comune, ma perché gli acchi, quindi uno. Se noi depuriamo il dato dagli 1 che non c'entrano nulla con il servizio, la percentuale di gradimento dello sportello social dell'Agenzia delle Entrate su 1.500 recensioni si aggira intorno, supera di gran lunga 4. Questo per dire che non abbiamo avuto quell'effetto che era così temuto dai nostri direttori quando partimos su Facebook. Gli insulti che riceviamo sono veramente pochi, le lamentele quasi del tutto inconsistenti. Quello che abbiamo è un livello di likes che si aggira sui 40.000, e come dicevo prima, 1.500 recensioni che ci sono servite nel corso degli anni a aggiustare anche alcune disfunzioni della precompilata, ma in generale a segnalare disservizi che riguardavano la nostra amministrazione. Qui abbiamo messo un po' di stampa, oltre a Italia Oggi, che vi ho fatto vedere come fu recepito dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore e dall'IDN Kronos la notizia. Questo progetto è stato particolarmente apprezzato anche da soggetti esterni, come Forum PA, che l'ha premiato tra i 10 progetti che possono cambiare la pubblica amministrazione italiana. Questo ci ha resi particolarmente orgogliosi, perché quando l'abbiamo implementato erano più i rischi che i vantaggi che potevano arrivare. Ad oggi posso dire che siamo completamente soddisfatti, perché crediamo che questo tipo di attività agisca così in profondità nel percepito degli utenti da poter piano piano cambiare la percezione di un'intera organizzazione, anche complessa e con una mission così difficile anche da raccontare come quella dell'Agenzia delle Entrate. La logica è sempre la stessa, quella di fare una comunicazione di servizio,
Quindi al di là delle piattaforme che si utilizzano, che richiedono delle professionalità specifiche, dei metodi anche di linguaggio specifici, quello che conta è il concetto di fondo, ovvero stare sulle piattaforme, fare comunicazione in una logica di servizio, quindi di vicinanza all'utenza, ma che sia una vicinanza effettiva, non solo raccontata, ma che poi abbia il suo contraltare in una serie di servizi che vengono spiegati e dati alle persone in maniera efficace. Questa esperienza ci porta anche a dire che molto spesso, questo lo sappiamo tutti per esperienza, la burocrazia italiana, la stratificazione delle norme italiane rende più complicato il rapporto con la pubblica amministrazione. Però se si fa uno sforzo aggiuntivo, cioè quello di spiegare le norme, solo i comunicatori possono farlo. Comunicatore vanno bene forniti anche di una competenza tecnica che negli anni si può creare attraverso lo studio e l'impegno.